Inizia con oggi storie e memorie, raccontare i propri ricordi, raccontare le proprie esperienze, in definitiva raccontare la vita delle persone. Ed ospite delle prime tre puntate sarà Carmen Palazzolo, che porterà la sua esperienza, la sua difficile esperienza legata all'esodo dell'Istria. Un'intervista che mi ha rilasciato alla fine del mese di agosto del 2022, dalla quale tante considerazioni, tante riflessioni su quanto accaduto, ma anche nelle prospettive del futuro. Buona visione. L'Istria, una regione bellissima sotto tantissimi aspetti, da quelli naturali a quelli rappresentati dalla cultura, o meglio, dalle culture dei popoli che lì vivono. Ma è altrettanto vero che l'Istria è la terra dei contrasti, perché la storia è stata estremamente tormentata e a quella regione così bella è corrisposta anche una grande sofferenza. Una sofferenza che poi si è manifestata e si è mostrata in modo particolare nella storia del Novecento. Abbiamo qui oggi un ospite che è Carmen Palazzolo. Carmen Palazzolo ha lasciato la sua terra, ha lasciato il suo paese natio, Punta Croce, nell'isola di Cherso. E parleremo con lei per mantenere quella memoria di cui lei si è fatta anche portatrice. Sono tanti anni che Carmen Palazzolo dedica la sua energia, la sua attenzione proprio nel mantenimento della storia, della cultura e di tutto quanto ha rappresentato la tradizione del popolo istriano. Buongiorno signora Palazzolo. Buongiorno. Signora Palazzolo, lei era poco più di una bambina e andò via con sua sorella e sua madre. Che anno era? Il marzo del 1947. Che cosa ricorda di quel momento? Del viaggio dall'isola a Trieste. Ho dei ricordi frammentari, è una cosa anche un poco particolare questa, ma così è. Allora, intanto devo precisare che non siamo partiti dal mio villaggio, ma siamo partiti dall'Usimpicolo, perché durante l'anno 1946-47, quando io frequentavo la seconda media, mia mamma, che aveva perso il negozio perché di alimentari che possedeva nel paese natio, si era trasferita con me appunto all'Usimpicolo perché io potessi frequentare lì la scuola media. Quindi noi siamo partite dall'Usimpicolo e siamo partite con la barca, con una barca che mia mamma aveva noleggiato e in cui aveva messo un po' di mobili. Ecco, la cosa particolare è questa, che io so che siamo partiti con una barca e che sta barca mia mamma l'aveva noleggiata per portare sti mobili, ma non mi ricordo ad esempio il viaggio e mi ricordo ad esempio di Fiume, dove abbiamo fatto scalo, solamente la notte. Perché la mamma aveva prenotato una stanza assieme ad un'amica che ci accompagnava e mentre io e mia sorella dormivamo, lei e l'amica si agitavano tutto il tempo perché pare che questa stanza fosse infestata di parassiti. E quindi loro erano tutto il tempo che si muovevano per la stanza cercando di ammazzare queste bestiole, ecco. E poi di nuovo ho un vuoto e non mi ricordo come siamo arrivate a Trieste. Evidentemente in qualche modo ci siamo arrivate, ma non so se è stato noleggiato un altro automezzo, se abbiamo proseguito con la barca, non so. È Ecco, una voi cosa un po' strana arrivaste a questa. Trieste, ma che cosa vi spinse ad andare via? Allora, ci spinse ad andare via. Innanzitutto volevamo congiungerci al papà che era scappato un anno prima. Lui scappò, no, mentre noi eravamo andate via regolarmente, con
il passaporto, non so cosa, quale dunque, documento era necessario all'epoca, ma so che la mamma aveva richiesto i documenti necessari e che eravamo andate via regolarmente. Il papà, che era siciliano, era scappato. E mio papà era un uomo che non aveva cultura, ma era intelligente e svelto. Lui dunque era stato richiamato nelle guardie di finanza, che era il corpo del quale lui aveva fatto il servizio di leva previsto a quel tempo. Quando è scoppiata la guerra, come guardia di finanza, lui era rimasto per tutto il tempo intorno a Trieste. Quando è stata poi occupata dall'Italia e dalla Germania, la Jugoslavia e giù fino alla Grecia, lui era stato mandato in Grecia e l'armistizio del 8 settembre 1943 l'ha sorpreso proprio in Grecia. Allora, in Albania, mi sono sbagliata, in Albania l'avevano mandato e lì l'ha sorpreso l'8 settembre. E a quello che so, ai militari italiani, i tedeschi quando li prendevano, perché a quel punto l'Italia era diventata nemica della Germania, avendo firmato un armistizio con le forze alleate separatamente dalla Germania, ai militari italiani venivano proposte tre cose: andare arruolarsi in uno dei corpi tedeschi, oppure sì, se non accettavano venivano portati in Germania. Io ho messo in mezzo una terza strada che non era una strada ufficiale, ma molti scapparono e diventarono partigiani, no? E mio padre scelse la strada della prigionia, non voleva combattere con i tedeschi e si è fatto 2 anni di prigionia in Germania. E finita la guerra, con un viaggio fortunoso di cui non ha mai parlato, ha raggiunto Punta Croce e lì ha trovato che era tutto cambiato. Che non c'era, non solo non c'era più Italia, ma che in fin dei conti la sua famiglia non aveva più un mezzo di sostentamento perché gli era stato portato via il negozio che costituiva questo mezzo di sostentamento. Quindi il desiderio di congiungersi, di riunirsi come famiglia, il fatto che bisognava avere un mezzo di sostentamento, ma anche il fatto di andare in Italia e rimanere italiani e non stare in un territorio che Italia non era più. Queste tre le motivazioni. Certamente, una situazione veramente difficile. Quando voi andaste via per raggiungere appunto suo padre a Trieste, l'emozione di lasciare il proprio paese l'avvertiva o era ancora troppo piccola per sentire questo grande cambiamento? Allora, bisogna tener conto di una cosa, che quando si è molto giovani o piccoli, il cambiamento di solito piace e poi bisogna tener conto di un'altra componente. Cosa significa per una ragazzina andare da un piccolo paese in una città? Quindi per me è stato più emozionante, curioso, ecco, che non emotivamente difficile. Ma come ho detto tante volte nelle diverse interviste in cui sono stata chiamata a rispondere, a mio avviso quelli che hanno sofferto molto l'esodo sono le persone appartenenti alla classe di mezzo, le persone che avevano cioè un progetto di vita che è stato interrotto e che hanno dovuto ricominciare tutto da capo. Questi erano i miei genitori che appunto avevano, io mi ricordo che cominciavano a guadagnare bene, che stavano pensando di costruirsi una casa, tutto questo all'improvviso non esisteva più.
e bisognava cominciare tutto quanto da capo. Ricominciare tutto quanto da capo è stato veramente, forse come lei sottolinea, uno degli elementi più traumatici di questa esperienza, che poi ha anche portato a tantissime conseguenze che ancora oggi noi stiamo vedendo e vivendo proprio sui racconti di chi ha vissuto quelle situazioni, ma anche sulle generazioni successive. Ringrazio la signora Palazzolo che incontreremo in un'altra puntata. E appunto le dico arrivederci. Arrivederci e grazie.